Quando in un anno santo il Papa fa visita pastorale a Milano, mi la no. Ch'io non sia là. Muoio, vengo meno. Nella mia famiglia è già successo nel 1983 ed è morto mio padre. Ora vi voglio far vedere che cosa succede proprio sotto il profilo dei segni. Se anche il Papa va a Milano, come il sindaco Marino, che sostanzialmente è già a Milano, perché a Milano Palazzo Marino è la sede del sindaco. Ebbene, con questi, con Marino, io vi resto, perché resto a Palazzo Marino. Con quelli, con il Papa, invece no. Infatti, Ignazio Marino cela nel suo anagramma, che non è opera mia, è opera di altri, ma io ve lo mostro, un anzi rimango io. Lo vedete? Anzi sta in nazi. In Marino c'è il riman con la G di Ignazio. Io sono gli estremi di Ignazio. Quindi Ignazio Marino cela un anzi rimango io. Infatti a Palazzo Marino resta perennemente il sindaco di Milano. Invece Papa Francesco cela ci pap fi Rano esca con Papa Francesco, Romano, che è anche Antonio Anna, esca. Esca di scena, vada via, perché è già accaduto nel 1983, quando Papa Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II fece la sua visita ufficiale a Milano e il giorno in cui il Papa arrivò a Milano, mio padre partì, si paralizzò proprio quel giorno, rimase paralizzato 14 giorni e poi salì in cielo. Questa volta, guarda caso, nell'anno nuovo santo, che è stato fatto nel 2016, nuovamente il Papa decide di fare la sua visita ufficiale a Milano. Tra le strane coincidenze, che poi coincidenze non sono, legate alla morte reale del mio papà reale, Luigi Amodeo, e la prevista dipartita del papà ideale di tutti nella mia ripartita, che come sapete io l'ho decifrata accadere nel 26 di luglio del prossimo 2016, esistono coincidenze eccezionali per due motivi. Innanzitutto, i 2 anni in cui ciò è accaduto, il 1983 e il 2016, anni normali, furono e sono stati voluti, decisi come anni santi. Il 1983, anno santo dello Spirito Santo, deciso così da Papa Giovanni Paolo II. Il 2016 è stato decretato come anno santo della misericordia di Dio. Ebbene, di fronte a questi due eccezionali Giubilei, nel primo è accaduta la morte
di mio papà. Nel secondo io prevedo la morte del papà di tutti attraverso la morte di me, che sono la sua stalla umana in cui si è incarnato, assumendo il mio molto peccato per toglierlo di mezzo per me e per tutti. Così come avete visto nel film Matrix, fatto da Neo, che entra nel suo nemico e lo fa scoppiare dall'interno. Ebbene, la coincidenza non esiste solo in relazione all'anno santo, ma anche a una ufficiale visita pastorale del Papa a Milano. Milano, lo sapete, anzi lo potete scorgere, scritto in quel mi, la, no, io, la, no, mi, in dialetto milanese significa io, mi, la, no, significa mai e poi mai che io vada lì. Ebbene, quando il Papa ufficialmente dichiara di arrivare a Milano, causa la prima volta con Papa Giovanni Paolo II che arriva a Milano, la dipartita del papà mio, quello reale. La seconda volta con la scelta di nuovo anche di Papa Francesco di venire in visita ufficiale a Milano il 7 di maggio del 2016, decreta la seconda straordinaria coincidenza rispetto all'uscita di scena del Padre Nostro che sta nei cieli, ma che avete ancora presente in questo umile portatore, che è il castigo di Dio su questa terra. Perché Dio vi si è castigato dentro questo uomo senza apparente arte né parte, senza alcun seguito, senza nessuno che lo abbia collocato nel posto in cui meriterebbe un Signore, ma come Gesù disse, il Signore sarebbe venuto nottetempo in un ladro. E tale appaio io, ladro, quando sembro appropriarmi proprio dell'aspetto umano del portatore di Dio Padre. Un ladro perché io proprio non ho niente di meritevole per meritarlo. Dunque mi approprierei in modo arbitrario, ingiusto. Ebbene, vediamo un po' che cosa è collegato tra la visita del Papa e la dipartita di papà. Ho fatto qui un prospetto che ve lo mostra. Anni Santi 83 e 2016 e arrivi di papi a Milano. Nel 1983, a meno 14 giorni dalla morte di papà, arrivò il 22 di maggio il Papa a Milano. Il 22 di maggio. Ora, che cosa è il 14 se lo riferiamo a un valore assoluto 100 che lo contiene? È 100 meno 86. Infatti 100 meno 86 è uguale a 14. Ebbene, l'86 è scindibile in questo: meno 86, tu sei, o caro 100, o caro valore assoluto, o caro Dio. Caro Dio,
6,80, 6 meno 80. Ecco, vediamo ora nel 2016, che è un anno in cui il Papa arriva dal 7,5, quanti giorni prima arriva del 26,7? Arriva esattamente 80 giorni prima dalla morte del papà di tutti noi in me. Ora vedete, meno 80 è lo stesso senso trascendente e divino riferito al valore assoluto 100, che nel caso della morte di mio papà, quello reale, esprime caro Dio assoluto. Meno 14 è un meno 86, ossia il meno 14 allude al fatto che in questo 14 tu sei un meno 80, e quando finalmente si presenta proprio come meno 80, tutto ciò è evidentemente riferito a quel valore assoluto 100. Ora vedete che coincidenza straordinaria esiste proprio tra l'arrivo del Papa e la morte di papà. 14, riferito a mio padre Luigi Amodeo, nato 7/7/7, rappresenta un 7 più 7, ossia questo 14 che indica l'intera via crucis in stazioni pari a un giorno. Quando Dio crea in un giorno, la stazione della via crucis espressa in giorni diventano 14 giorni in cui mio padre giacque paralizzato nel letto fino a morirne. Ebbene, quando accadrà che io sarò a meno 14 giorni da questo giorno qui, e sarà il 12/7, io personalmente perderò il mio movimento, ossia sarò sequestrato, e con questo attuo proprio quel messaggio che è insito nel 14, che afferma: caro valore assoluto, tu meno 80 sei, e il meno 80 è il valore assoluto rappresentato dal vicario di Cristo, che arriva ufficialmente a Milano proprio a esprimere questo augurio che mai accada che io vada lì. Ma il Papa, in occasione dell'anno santo, ha deciso di ripetere quello che fece già Papa Giovanni Paolo II, che con l'anno santo andò a Milano. Ecco, il Papa che con l'anno santo va nello stesso modo a Milano e ci va 80 giorni prima, esprime proprio il vicariato di un valore assoluto 100, che meno 80 6, e in questo caso è proprio 14. Cos'è 14? È tutto il movimento 7/7, ossia è proprio un periodo intero, ma in questo caso qui è espresso in modo assoluto, perché quando nel 100 noi mettiamo in atto la presenza di un Dio 10 che compie tutto il suo cammino, che è un altro 10, e dunque il 10 che si sposta di 10 vale 20, ecco che tutto il movimento di questo Dio, che vale 20 giorni, messo in relazione a un 100, è proprio quanto 100 meno 20 uguale 80, e avete la riprova
di tutti i conti divini trascendenti che tornano alla perfezione.